Canto diciottesimo. I due pellegrini si trovano sull'argine più esterno dell'ottavo cerchio, detto Male Bolge, e diviso in 10 avvallamenti concentrici. Nel primo di questi avvallamenti, o bolge, sono puniti i seduttori e i ruffiani, di continuo frustati dai diavoli. Passati sul secondo argine attraverso un ponte naturale che scavalca il primo avvallamento, i due poeti vedono aprirsi davanti ai loro occhi la bolgia degli adulatori, immersi nello sterco. Dante riconosce, immerso nello sterco come i suoi compagni di pena, il lucchese Alessio Interminelli. Virgilio gli mostra una donna che con le unghie si dilania e non trova pace né in piedi né seduta, e la prostituta Taide. Canto diciannovesimo. La terza bolgia è disseminata di buche circolari da cui spuntano le gambe dei dannati infilate a testa in giù e con le piante dei piedi lambite dalle fiamme. I peccatori, che la giustizia divina così punisce, sono i simoniaci, coloro cioè che hanno fatto commercio di cose sacre. Tra loro Dante incontra Niccolò III, e dannato per aver favorito in modo fraudolento i propri familiari. Dante è indignato contro la sete dei beni materiali che ha allontanato i papi dai compiti che loro assegnò Gesù e accusa la Chiesa di essere avida come il mostro dalle sette teste e dalle 10 corna di cui parla l'Apocalisse. Ricorda quindi con dolore la donazione di alcuni territori che l'imperatore Costantino fece a Papa Silvestro, da cui ebbero origine il potere temporale dei pontefici e le discordie che travagliano l'umanità. Canto ventesimo. Dall'alto del ponte Dante guarda verso il fondo della quarta bolgia, dove una moltitudine di anime, quelle degli indovini, avanza in silenzio e piangendo. Ciascuna di esse ha il viso completamente rivolto all'indietro, in modo che le lacrime bagnano la parte posteriore del corpo. Nel vedere la figura umana così stravolta, Dante si commuove. Virgilio lo rimprovera aspramente, facendogli notare che essere pietosi verso questi peccatori significa ignorare la vera pietà. Poi rivela il nome di Manto, l'indovina, che dopo aver errato a lungo per il mondo, si stabilì in una regione deserta dell'Italia, nel punto in cui il Mincio, alimentato dalle acque del Garda, formava una palude. Qui l'indovina morì e gli abitanti fondarono la città che dette i natali a Virgilio, Mantova. Canto ventunesimo. La quinta bolgia è molto buia per via della pece bollente che ne occupa il fondo e nella quale sono immersi i barattieri, coloro cioè che fecero commercio dei pubblici uffici. Sopraggiunge veloce un diavolo che getta nella pece uno degli anziani di Lucca, città nella quale, a suo dire, tutti sono barattieri. Il dannato, dopo il tuffo violento, viene a galla, ma i custodi della bolgia, i malebranche, lo costringono a riemergersi. Virgilio nasconde Dante e fa presente al capo dei diavoli, Malacoda, che il viaggio di Dante è voluto dal cielo. Alla vista di Dante, i malebranche tentano di uncinarlo, ma la coda li ferma. Malacoda indica a Virgilio come superare lo scoglio che porta la sesta bolgia, essendo crollato su quest'ultima il ponte. Da loro come scorta un gruppo di 10 diavoli, al comando di Barbariccia, che impartisce a suo modo l'ordine di partenza. Ed egli avea del cul fatto trombetta. Canto ventiduesimo.
Man mano che il gruppo guidato da Barbariccia si muove, i barattieri disseminati lungo le rive si tuffano in essa con rapidità fulminea. Si comportano come rane sull'orlo di un fossato. Uno di loro, tuttavia, non fa in tempo a nascondersi. È Ciampolo di Navarra, che il diavolo Graffiacane è riuscito a prendere con il suo uncino. Il barattiere, dopo aver narrato di sé e dei suoi compagni di pena, promette di farne venire molti nel punto in cui si trova, purché i malebranche si tengono un po' in disparte. Il demonio Alichino accetta la proposta, ma Ciampolo spicca un salto e scompare sotto la pece. Alichino cerca invano di raggiungerlo volando. Calcalbrina, un altro diavolo, se la prende con Alichino per lo smacco subito. I due diavoli litigano e cadono nella pece. Dante e Virgilio si avviano per lasciare la quinta bolgia. Canto 23. Inferociti per l'affronto subito, i malebranche inseguono i due poeti, che però si salvano calandosi per il dirupo. Siamo nella sesta bolgia. Gli ipocriti avanzano a passi lentissimi, oppressi da pesanti cappe di piombo, tutte dorate esteriormente. Dante incontra due frati che, chiamati con compiti di podestà a Firenze, di tutto fecero tranne che essere imparziali, favorendo così la vittoria dei Guelfi e la disfatta Ghibellina. Il poeta vede poi un peccatore crocifisso a terra per mezzo di tre pali. Viene a sapere dai due frati, ipocriti e imbroglioni, che si tratta del gran sacerdote Caifas, il quale suggerì ai farisei di uccidere Cristo. Virgilio scopre che nessun ponte scavalca la sesta bolgia, ma la conda ha dunque mentito. Virgilio, preoccupato, si allontana a gran passi, seguito dal discepolo. Canto 24. L'ascesa è ardua. Nonostante i consigli e l'aiuto del maestro, Dante giunge stremato sul ponte della settima bolgia. Virgilio gli ricorda che la fama si conquista soltanto vincendo gli ostacoli e trionfando sulle difficoltà. Il fondo della bolgia pullula di serpenti che torturano i dannati. All'improvviso un dannato, trafitto al collo da un serpente, brucia, si trasforma in cenere e dalla cenere risorge con le fattezze di prima. Interrogato da Virgilio, dice di essere il pistoiese Vanni Fucci, di aver condotto una vita più consona ad una bestia che ad un uomo, di trovarsi nella settima bolgia, fra i ladri, per un furto sacrilego compiuto nella sua città. Poi profetizza perché Dante ne soffra una sanguinosa vittoria dell'esercito dei neri, guidato dal marchese Moroello Malaspina, su quello dei bianchi di Pistoia e di altre città. Canto 25. Vanni Fucci alza le mani in un gesto sceno contro Dio, ma due serpenti si avventano su di lui, avvolgendolo nelle loro spire. Il ladro fugge inseguito dal centauro Caco. Un serpente munito di sei piedi si lancia contro uno dei ladri della settima bolgia e si abbarbica al suo corpo come l'edera ad un albero. Ladro e serpente si fondono in un unico essere mostruoso. Si susseguono di continuo strane trasformazioni. I serpenti si trasformano in figure umane, le figure umane di nuovo in serpenti. La pena di coloro che in vita privarono il prossimo di beni materiali sui quali non potevano accampare alcun diritto è di essere privati del bene più importante di cui un uomo può disporre,
cioè la propria figura umana. Canto 26esimo. L'ottava bolgia appare percorsa da fiamme simili alle lucciole. Ogni fiamma nasconde un peccatore. Una di esse si distingue dalle altre per il fatto di terminare con due punte. In essa scontano le loro pene Ulisse e Diomede. Virgilio si rivolge alla fiamma biforcuta, pregando uno dei due eroi perché riveli il luogo della sua morte. Dalla punta più alta esce la voce di Ulisse. Egli racconta che, ormai vecchio, nulla poté trattenere lui e i suoi uomini dall'esplorare il Mediterraneo occidentale fino alle colonne d'Ercole, limite del mondo conoscibile. 5 mesi dopo il passaggio attraverso lo stretto di Gibilterra, una montagna altissima si mostrò all'orizzonte. Da questa ebbe origine un turbine. La nave si girò 3 volte nel vortice delle onde, poi si inabissò. Il mare si chiuse sopra di essa. Così perirono Ulisse e dei suoi.